Quindi loro si sentono completamente inseriti nel tessuto naturale della società. Qui non stiamo parlando di come per esempio i criminali sudamericani, colombiani, brasiliani, peruviani, che sono gruppi autonomi che fanno pressione sull'aspetto legale, ma sono gruppi autonomi che fanno narcotraffico, il cui vantaggio economico si autoalimenta. Qua invece si tratta con i gruppi italiani di cartelli criminali che sono consustanziali all'impresa, all'imprenditoria italiana, alla struttura legale, completamente. Tutto il denaro, il profitto va, come dire, a riversare, a essere riversato anzi nel territorio legale, nei territori di economia legale. Quindi qua si tratta davvero di imprenditori che però scelgono poi anche la via delle armi. E la via come dire, delle economie illegali, come appunto il narcotraffico, l'estorsione, l'usura, per accrescere il loro potere economico. E anche sull'aspetto dell'usura, del racket, volevo dire, bisogna stare attenti, perché c'è un pizzo che è, come dire, un mero dazio che viene imposto a certi commercianti, ma c'è anche un pizzo, cioè una percentuale che viene versata ai clan, che è considerabile come una partecipazione dell'azienda o del negozio all'intera economia camorristica. Io pago una percentuale al clan, in cambio non ho soltanto la presunta protezione, ma ricevo anche sconti sulla distribuzione, sconti per esempio sulle forniture di benzina, vantaggi con le banche perché i clan possono fare da garanti. Insomma, bisogna stare attenti, anche il racket non è più il vecchio dazio Dammi Manda Picone, film degli anni 80 di Nanni Loi. Certo, c'è ancora in certe parti del sud Italia ed è una vera e propria piaga, ma c'è anche un pizzo attivo, anche che piuttosto che un dazio appunto riceve ha il ruolo, ha la funzione di una vera e propria partecipazione alla mega azienda camorra. A Casapesenna, un paesino dell'Agro Aversano, in provincia di Caserta, paese che ha dato i natali a Michele Zagheria, uno dei reggenti del clan dei Casalesi, nonché uno degli imprenditori criminali più potenti d'Italia, latitante da anni. Ebbene, a Casapesenna, un prete aveva denunciato, la presenza di questo latitante nella propria chiesa. Ebbene sì, perché questo boss, quando passa per il suo paese, tornando magari per riunioni necessarie, imponeva, molto probabilmente, indagini in tal senso sono ancora in corso, imponeva la sua presenza in questa chiesa come luogo assolutamente sicuro dove poter trascorrere le notti di latitanza. Questo prete ha denunciato la cosa, l'ha denunciata informalmente. Ma in qualche modo deve esserci stata qualche talpa in procura o qualche strana segnalazione. Fatto sta che la notizia è arrivata ai clan e i clan, per oggettivare questa loro conoscenza, hanno mandato una lettera al Corriere di Caserta, lettera regolarmente pubblicata, dove loro dicevano che appunto essendo un gruppo vincente, loro hanno contatti ovunque, anche nei carabinieri. E che quindi questo prete doveva fare il prete e smetterla di fare invece la spia dei carabinieri. La lettera si concludeva dicendo che loro, intendendo il gruppo criminale, il clan, non sono, come dire, propensi alla violenza o all'uso delle armi in maniera spregiudicata, però questa volta si vedevano costrette a intervenire. Qualora il prete, come dire, avesse continuato a collaborare con la procura o avesse confermato questa notizia. Quindi, come a dire, noi siamo belli e cari, ma quando ci costringete ad ammazzarvi, cioè, è più forte di noi e, come dire, non possiamo farne a meno. Questa è la follia razionalissima delle logiche che dominano le terre di Camorra. Appunto, terre che vivono soltanto la trincea, ma i cui profitti e, come dire, l'enorme business che i clan creano non vengono, come dire, investiti né goduti in territorio di Camorra, ma, come dire, vengono
completamente, come dire, investiti e reinvestiti in gran parte dell'Italia settentrionale e in gran parte dell'Europa. Vivere in terra di camorra dà uno strano privilegio, sembrerà strano. Vivere in terra di 'ndrangheta, vivere in terra di mafia, dà uno strano privilegio, quello di comprendere il meccanismo reale dell'economia capitalistica, perché ti sbatte sul muso il segmento criminale su cui l'impresa, il business e il profitto poi genera la sua potenza. Paradossalmente è molto più facile a chi vive a Secondigliano comprendere qual è l'origine di un'impresa edile che vince, sbaraglia il mercato nel sud della Spagna, che invece allo spagnolo o allo statista andaluso comprendere realmente le dinamiche economiche di quell'impresa. La preziosità e il privilegio di vivere in queste zone assolutamente deve essere condiviso, non per circoscrivere i fenomeni criminali appunto a fenomeni di periferia, ma per comprendere quanto questi gruppi siano l'economia, quanto questi gruppi coincidano spesso con i prodotti di maggior successo, il profitto, come dire, dell'impresa Italia, esportando persino in modo vincente l'azienda Italia. Mi intervistavo mentre morivo e mi chiedeva lei cosa prova, e io sudavo e non parlavo, mi innervosivo e balbettavo, e poi pensavo: sto perdendo l'occasione di avere un'intervista proprio a Porta a Porta. Cosa dirò, come farò?